Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il 26 di aprile del 2021. Noi oggi continueremo a leggere la parola del Signore perché questa è un'altra puntata di Leggiamo la Bibbia insieme. Da lunedì al venerdì noi stiamo sempre qui a leggere la parola del nostro Signore. Durante questa giornata noi abbiamo il piacere di leggere il libro dei Numeri capitolo 33, quindi leggeremo capitolo 33, stiamo praticamente arrivando alla fine di questo libro, però ancora oggi non è l'ultimo capitolo, quindi leggiamo Numeri capitolo 33, versetto 1, parola del Signore. Queste sono le tappe fatte dai figli di Israele che uscirono dal paese d'Egitto divisi in schiere sotto la guida di Mosè e di Aarone. Mosè mise per iscritto le loro marce tappa, per ordine del Signore, e queste sono le tappe che fecero nel loro cammino. Partirono da Ramses il primo mese, il quindicesimo giorno di quel mese, il giorno dopo la Pasqua. I figli di Israele partirono a testa alta, sotto gli occhi di tutti gli egiziani. Mentre gli egiziani seppellivano quelli che il Signore aveva colpiti in mezzo a loro, cioè tutti i primogeniti, quando anche i loro dei erano stati colpiti dal giudizio del Signore. I figli di Israele partirono dunque da Ramses e si accamparono a Succot. Partirono da Succot e si accamparono a Etam, che è all'estremità del deserto. Partirono da Etam e piegarono verso Pi-Hachirot, che è di fronte a Baal-Sefon, e si accamparono davanti a Migdol. Partirono da davanti a Hachirot, attraversarono il mare in direzione del deserto, fecero tre giornate di marcia nel deserto di Etam e si accamparono a Mara. Partirono da Mara e andarono a Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme. Là accamparono. Partirono da Elim e si accamparono presso il Mar Rosso. Partirono dal Mar Rosso e accamparono nel deserto di Sin. Partirono dal deserto di Sin e si accamparono a Dofca. Partirono da Dofca e si accamparono a Alus. Partirono da Alus e si accamparono a Refidim, dove non c'era acqua da bere per il popolo. Partirono da Refidim e si accamparono nel deserto del Sinai. Partirono dal deserto del Sinai e si accamparono a Kibrot a Taava. Partirono da Kibrot a Taava e si accamparono a Azeroth. Partirono da Azeroth e si accamparono a Ritma. Partirono da Ritma e si accamparono a Rimmon Perez. Partirono da Rimmon Perez e si accamparono a Libna. Partirono da Libna e si accamparono a Rissa. Partirono da Rissa e si accamparono a Keelata. Partirono da Keelata e si accamparono di fronte al monte di Sefer. Partirono dal monte di Sefer e si accamparono a Carada. Partirono da Carada e si accamparono a Machelot. Partirono da Machelot e si accamparono a Taat. Partirono da Taat e si accamparono a Tara. Partirono da Tara e si accamparono a Mitka. Partirono da Mitka e si accamparono a Casmona. Partirono da Casmona e si accamparono a Moseroth. Partirono da Moseroth e si accamparono a Bene Laakan. Partirono da Bene Laakan e si accamparono a Or Gidgad. Partirono da Or Gidgad e si accamparono a Lot Batat. Partirono da Lot Bata e si accamparono a Abrona. Partirono da Abrona e si accamparono a Ezion Geber. Partirono da Ezion Geber e si accamparono nel deserto di Sin, cioè a Cades. Poi partirono da Cades e si accamparono al monte Or, all'estremità del paese di Edom. E il sacerdote Aarone salì sul monte Or per ordine del Signore e lì morì, 40 anni dopo l'uscita dei figli di Israele dal paese d'Egitto.
il quinto mese, il primo giorno del mese. Aarone era in età di 123 anni quando morì sul monte Or. Il re di Arad, cananeo, che abitava il mezzogiorno del paese di Canaan, udì che i figli di Israele arrivavano. Quelli partirono dal monte Or e si accamparono a Salmona. Partirono da Salmona e si accamparono a Punon. Partirono da Punon e si accamparono a Obot. Partirono da Obot e si accamparono a Lie-Abarim, sui confini di Moab. Partirono da Lim e si accamparono a Dibon-Gad. Partirono da Dibon-Gad e si accamparono a Almon-Diblataim. Partirono da Almon-Diblataim e si accamparono sui monti di Abarim di fronte a Nebo. Partirono dai monti di Abarim e si accamparono nelle pianure di Moab, presso il Giordano di fronte a Gerico. Si accamparono presso il Giordano da Bet-Lesimot fino a Abel-Sittim, nelle pianure di Moab. Il Signore parlò a Mosè nelle pianure di Moab, presso il Giordano, di fronte a Gerico, e disse: «Parla ai figli di Israele di loro, quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Canaan, scaccerete dinanzi a voi tutti gli abitanti del paese, distruggerete tutte le loro immagini, distruggerete tutte le loro statue di metallo fuso e demolirete tutti i loro luoghi sacri. Prenderete possesso del paese e in esso vi stabilirete, poiché io ve l'ho dato affinché lo possediate. Diventerete il paese, dividerete il paese a sorte secondo le vostre famiglie. A quelle che sono più numerose darete una porzione maggiore, e a quelle che sono meno numerose darete una porzione minore. Ognuno possederà quello che gli sarà toccato in sorte. Spartirete la proprietà secondo le tribù dei vostri padri. Ma se non scacciate dinanzi a voi gli abitanti del paese, quelle che di loro, di quali vi avrete lasciato, saranno per voi come una spina negli occhi e pungoli nei fianchi, e vi faranno tribolare nel paese che abiterete. E avverrà che io tratterò voi come il mi ero proposto di trattar loro». Parola del Signore. Io ti aspetto perché possiamo continuare a leggere la parola del Signore. Domani noi leggeremo gli ultimi capitoli del libro dei Numeri, quindi non perdere la puntata. Noi leggeremo domani dal capitolo 34 al capitolo 36. Io ti auguro veramente una giornata benedetta, una settimana guidata dal Signore, e che nel tragitto della nostra vita, laddove il Signore ci fa accampare, che noi possiamo essere attenti alla Sua voce, avendo sempre la guida di Dio nel nostro cuore. Io ti do sempre un forte abbraccio, un santo bacio, e mi raccomando, vieni a partecipare con me anche al tempo di preghiera tutti i giorni, Alba Nuova, Potenza nella preghiera. Dal lunedì al venerdì dalle 7 del mattino, sempre su questo canale, dove noi presentiamo le nostre richieste di preghiere al Signore tutti quanti insieme, pregando a Dio nel nome di Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo. Quindi che il Signore possa benedire la tua vita. Io ti lascio la nostra sigla, un'ottima giornata, un ottimo inizio settimana con la guida del Signore e della Sua parola nel nome di Gesù.